La tensione a Scanzano Ionico. Dopo i blocchi stradali, i manifestanti continuano ad occupare la stazione di Metaponto, nonostante la questura abbia ordinato loro di sgombrare per permettere il passaggio dei treni. Cittadini e amministratori di tutte le forze politiche sono fermi nel dire no al deposito di rifiuti radioattivi che a loro avviso minaccia lo sviluppo agricolo e turistico della zona. Il premier Berlusconi ha assicurato che il governo è disponibile ad un approfondimento e a riconsiderare l'intera vicenda. I tecnici insistono nel dire che la miniera di Scanzano è il luogo più sicuro e più idoneo per sistemare questi rifiuti. Infatti verrebbe realizzato in profondità a più di 800 metri in terreni salini, che sono quelli che assicurano le maggiori condizioni di impermeabilità. Non solo, esso è coperto da una potente, cioè circa 600 metri di argille, che sono in grado di trattenere i radionuclidi eventualmente sfuggiti dai contenitori. Le argomentazioni tecniche convincono poco i manifestanti, che chiedono più trasparenza e che comunque non hanno gradito la scelta a sorpresa di Scanzano Ionico. Il sindaco di Scanzano ha requisito l'area su cui